Spesso non mangiamo tante fibre quanto dovremmo e questo non va bene visti i benefici che le fibre offrono. Le fibre, infatti, aiutano il processo digestivo. I cibi ad alto contenuto di fibre, inoltre, sono importantissimi per far funzionare al meglio i batteri buoni che si trovano nel tratto digestivo. Ma non tutte le fibre funzionano esattamente nello stesso modo. Ecco perché in genere si parla di due tipi di fibre: fibre solubili e fibre insolubili. Come indica il nome, le fibre solubili si sciolgono appunto nell'acqua e quando queste fibre si sciolgono si addensano. Se vi è capitato di cucinare dei fiocchi d'avena a casa, allora saprete che una volta cotti diventano appiccicosi e collosi. Questo perché le fibre solubili si sono disciolte in un liquido, rendendo i fiocchi d'avena un po' appiccicosi. Quando queste fibre vengono a contatto con il liquido nello stomaco, si sciolgono e si addensano, aiutandoci così a sentirci sazi. Le fibre solubili entrano anche in contatto con i batteri buoni che si trovano nella parte bassa del tratto digestivo, alimentandoli ed aiutandoli a moltiplicarsi. Anche le fibre insolubili contribuiscono al processo digestivo, ma in maniera differente. Le fibre insolubili non si sciolgono nell'acqua, ma semplicemente assorbono l'acqua nel tratto digestivo, rendendo le fibre più spesse. Questo tipo di fibre, che si trovano in quasi tutte le verdure e i cereali, accelerano il transito intestinale attraverso il tratto digestivo, aiutando così la regolarità. Forse non ci avete mai pensato, ma è piuttosto facile distinguere questi due tipi di fibre. Quando preparate una zuppa d'orzo o lessate delle patate, potete facilmente vedere come il liquido li ingrossi. Questo perché l'orzo e le patate sono ricchi di fibre solubili. Quando cucinate del riso integrale ricco di fibre insolubili, non diventa appiccicoso, ma assorbe semplicemente l'acqua mentre cuoce, facendo sì che i chicchi diventino più spessi. Mettiamo un momento a confronto il mais e i fagioli in scatola. Entrambi sono conservati nell'acqua, ma i loro liquidi appaiono diversi. Il mais è un cereale e quasi tutte le sue fibre sono insolubili. Ecco perché il liquido del barattolo sembra quasi tutta acqua e il mais non è appiccicoso o gommoso. Se invece guardiamo il liquido di questi fagioli in scatola, ci accorgiamo che è molto più denso. Questo perché le fibre solubili dei fagioli si sono sciolte nell'acqua rendendola molto densa. Dato che il nostro corpo ha bisogno di entrambi i tipi di fibre, dobbiamo mangiare una grande varietà di frutta, verdura e cereali. Inoltre, mangiando entrambi i tipi di fibre, beneficiamo anche delle vitamine, dei sali minerali e degli antiossidanti di cui questi cibi salutari sono ricchi.